Continua che tanto faccio le orecchie da mercante. Una cosa che persone come te non capiscono è che ci si può allenare anche poi semplicemente per divertimento. Il resto... Continua? Ti sta bene però. No, è naso le bugie che stai raccontando. Salve a tutti ragazzi, oggi fa caldo, sono in Sardegna, per la precisione ad Arborea, e se ricordate un sardo che è finito nel mio canale tempo fa per un po' di casini sulla panca piana, per cui ho deciso di venire a trovarlo qui, nella sua tana, nella sua palestra, nella sua home gym, qualunque cosa sia. Vi presento Mitch Ferniani. Ciao Mitch, come va? Salve Domi, come va? Bene. Ciao. Io immagino ti abbia ricevuto delle minacce di morte dopo tutto il casino che hai creato con quella storia della panca piana. Qualcuna sì. Tu sai che oggi verrò a recensire la tua palestra come ho fatto con Matt Beep, Marcon. Non vedo l'ora. Ok, fammi da cicerone ora. Andiamo. Intanto siete fortunati perché potete avere un attrezzo nuovo che mi è arrivato proprio in questi giorni che mi permette... Il letto? Il letto. Molto bello, devo dire, no? L'hai mai visto? No, ci ho solo dormito ieri sera e devo dire che è stato molto comodo. Allora, cos'è questo rack blu? Vuoi la storia lunga o la storia corta? Quella che non mi faccia skippare i video come fai sempre tu. Allora facciamo così, ho iniziato dietro casa, questo è stato il mio primo rack. Ma devi dire primo rack questo è stato. Primo rack questo è stato. Sono stato bravo. Cerca di parlare sardo se puoi. Non ci riesco, mi viene un po' difficile. Ma questi dischi non sono Power Gear, perché questi sono dischi brutti e grigi? Non sono Power Gear perché a me piace un sacco il rumore della ghisa che fa... Senti, te lo faccio sentire. Questo rumore qui per me è puro godimento. Quindi quando fai uno stacco da terra, quando fai uno squat e senti... Io so che questo rumore ti ha causato quella ruggine lì, perché a forza di gattarli... No, ti ricordi la storia del rack? Vivevo praticamente sotto la pioggia. Questi sono in queste condizioni più che altro per quello, perché questi hanno Chiaro. Seguito il rack. Ma cos'è questa mostruosità? Questo mostro è un multifunzione, in questo momento impostato come leg press, però può fare anche lat squat con due semplici mosse, una e due. Un macchinario della morte. Perché tu giustamente devi anche lavorare le cosce. Vedo che esattamente non sono molto sviluppate. Dai, un po' ci stiamo lavorando. Non rompere i coglioni. Devi lavorare un po' sulla vitamina D, quella che non prendi. La vitamina D la prendo. Prendo sole. Però sì, non, sì, funziona. Vedo. Non funziona. Che altro abbiamo qui? Qui abbiamo altri dischi. Questa qui è una leg extension leg curl a leva. Il problema è che l'ho presa usata. Il problema è che, come ripeto, non la stai usando, da quello che vedo. Allora Domi, ti ricordo che ti pernotto io e quindi ho in mano la tua salute della notte. Sì, potremmo magari vedere cos'è quel bilanciere. Questo bilanciere in particolare è sicuramente il gioiellino che ho qui dentro, che è quello cosa odo nelle mie orecchie, il Nerd Training Gear Training. Tutti i bilancieri che potevi avere oggi, proprio questo. Questo ti dirò che è il più bello, il più di qualità, usandolo. Ma tu non eri un agente Power Gear una volta? Ma come mai un agente Power Gear è passato alla Nerd Bar? Pura e semplice passione per il progetto di un amico che stava nascendo appunto il progetto, e quindi ho voluto sposarlo. Tu lo sai che quell'amico mi disprezza e mi ha anche bloccato più di una volta? Io so bene che avete battibeccato. Tu spera che quell'amico non veda questa scena perché non ti vorrà più tanto amico. Io non credo che una persona intelligente si basa su queste cose per essere amico di un'altra persona. Lo staremo a vedere. Quello sgabello? È un altro gioiellino della sala, effettivamente lo sì, scotch. Sì, immagino che quando sei stanco ti siedi. Fammi vedere cos'è questa panca. Questa è una panca artigianale. Ah, panca Power... Cosa? Non è Power Gear, questa è... Ma di Power Gear non c'è un cazzo, che agente è? Power Gear abbiamo questo, molto figo. La questa pedana è la pedana quella professionale. Pedana per fare stacchi, molto molto figa. E c'è anche una strand shop qui, no? Sì, i bilancieri neri sono tutti strand shop, così come i dischi. E la panca inclinata. Possiamo fare casino qui, nonostante sia una casa. Possiamo fare tutto il casino che vuoi. In questa palestra? Io ho staccato a pesante anche alle 6:30 del mattino. Ma non hai clienti oggi? Oggi non ho clienti, cazzo, è domenica, il giorno prima di Ferragosto. Quindi è una panca artigianale, rack artigianale. Il bilanciere è strand shop. Dischi artigianali. No, i dischi sono strand anche shop, i piedi sono artigianali. Abbiamo un'altra strand shop e una rastrelliera per fare i manubri. Sì, e poi i vari attrezzi presi da Amazon. Chiarissimo. Cose e c'è anche un bagno per lavarsi con la doccia, no? Sì, quello c'è. Poi il tuo ufficio dove fai la live? Adesso mi stai inquadrando tutto il casino che hai lasciato tu. Ah, vedo una passione norrenna qui. Sempre. Cos'è? Nutri Muscle. Ah, ti tratti bene. Quella vedi? È roba tua. NM Doom 64. Io sono più per questo. No, spero possiamo riprenderlo. Questo invece. Allora questo, dai. Almeno questo puoi riprenderlo. Sei cornuto, quindi. No, guarda, ti sto inquadrando
mettendo quello sopra. E vedo che tu anche hai una maglietta della Kaizen. Questa è una maglietta Kaizen, codice Mitch. Mitch. Ci sarà sicuramente il lancio a settembre, molto probabilmente. Qua, cosa c'è? Questi sono i miei documenti, non inquadrarli. Personaggio della Vault di Fallout. Questo è il mio lato. Il martello con cui ho fatto la prova con gioia di un minuto. Questa è la spada di Gandalf, quello è il mio diploma di qualifica tecnica federale. Ma pensa che io manco quello, quindi ti qualifichi. L'unica medaglia che hai vinto in vita tua? Guarda, sono un paio. Addirittura. Guarda, anche primo. Ma di cosa? Squat. Ah sì, in che gara, in che federazione? Coppa Italia VP. Qui dove lui si fa le seghe, vedete la carta igienica. Bravo. Il computer per fare le live. Bravo. E direi che abbiamo tutto. Quindi oggi mi allenerò in questo magnifico studio, dato che lui ci tiene a far precisare che non è una palestra, ma è uno studio per i suoi coaching. Questo letto ovviamente lo eliminerai quando andrò via. No, lo lascio. Mi sta piacendo. Domil, perché ti stai mettendo un profilattico? Questo è un calzare che io metto sempre per far scivolare velocemente le ginocchiere, che io prendo rigorosamente S. La gente mi scassa la minchia per powerlifting shop e io non lavoro per loro. Mi dicono: Domil, che taglia devo prendere? L, M, N. Io dico sempre S, fottetevi in culo. E tutte le volte che poi arriva la taglia a casa è troppo stretta, si incazzano con me. Io dico: ma hai messo il calzare? Ah, bisogna mettere i calzari. Per questo la powerlifting shop consiglia taglie più larghe, perché non considera il fatto che le usiate queste cazzo di calzari. Che dovete usare, altrimenti io dovrei ficcarmi una L. La L poi si allarga, e se si allarga si smolla, e se si smolla poi dopo dovete fare l'RM, fare indietro, e poi se la prendono con il sottoscritto. Quindi io risparmio la fatica alla moglie di Ado di dover prendere il reso di tutti i prodotti in modo da avvantaggiarsene. Poi non ho un codice sconto, ne ho uno personale. Personale vuol dire che se gareggi per il Parma puoi avere il codice sconto, che non vi dirò perché sareste subito scamati al volo. E in ogni caso utilizzo solamente per quelli che sono miei allievi, ma questo non posso dirlo, ok? Quindi non rompete i miei più i coglioni, sia per le taglie, sia per chiedermi qual è il codice sconto, perché a quanto pare non hanno margini. In ogni caso, la Publishing Shop è una società tra Ado e Amerigo Brunetti, e non penso che Brunetti sia contento che io guadagni su di lui, ma lui è ben contento di tutti i soldi che io gli faccio fare, con tutte le marchette che faccio in tutti i miei video, specie nello spot che vedete iniziale di comando con tutta la cintura SBD. Domi, ma non ti sembra di averla presa un po' troppo sul personale questa cosa? Beh, ho fatto un dissing a Brunetti per questo motivo, è un amarco che sicuramente non vi siete visti. Ma quindi tu ti riscaldi così prima di fare le alzate? Non fai effettivamente del lavoro effettivamente specifico. Mi devo scaldare, ma è talmente caldo qui dentro che sono già caldo. Hai ragione, in Sardegna funziona così. Già che ci sono oggi, recensirò anche la Nerd Training Center Bar, quello che cazzo si chiama. Nerd Training Gear. Una cosa che non mi piace è che se io mi devo centrare col petto, io prendo questo pezzo, lo metto centrale, ma in realtà questa è l'adesivo. Io devo guardare la segnatura, quindi già questa cosa mi confonde, perché sto facendo panca, io vedo questo e questo. Perché Filippo l'hai messo qua? Mettilo qua giù, non lo so, non mi piace. Già questa cosa mi disturba. Secondo me quello perché è un problema. Che mi deconcentra, vedi? E poi magari lo faccio a petto nudo e sento l'adesivo che scorre sulla mia pelle. Non è una bella sensazione, no. Minchia, sei grossissimo, Domi. Pensa a giudicare la forma del mio squat, visto Scusa. Che il podcast non abbiamo più fatto. Ho perso l'attenzione. E dopo le visite che ti ho fatto fare mi merito un consiglio tecnico. Va bene, vediamo. Cerca di non distruggermi il rack. Lo distruggerei volentieri. A parte che la sbarra dovrebbe essere distruttibile. Il bilanciere. Quello che sia. Allora, io non faccio la valsalla. Mi sembra un bel movimento. Sei bravino. Bello? Sì. Low bar o high bar? Così a primo impatto. Questo è low. Bravo. Perché era così verticale che potevo mascherare bene. Ma che cazzo. Allora, Sapientone, spiegami tecnicamente questa panca da BB. Allora, ti faccio vedere un movimento un pelo più fisiologico rispetto a quello che si fa nella powerlifting. Certo, certo. Nella powerlifting. Procedi pure. Mi piace sempre gestire un po' di adduzione scapolare. Quindi sì, panca per staccare la utilizzo. Una volta che si toglie dal rack, gli do molta meno importanza. La utilizzo sempre per scendere al petto, piccolo fermo. Come ritorno su, le scapole tornano in una posizione neutra, non di depressione come erano prima. E per quale motivo? Per dare uno stimolo, Guardi il soffitto o il bilanciere? Adesso ero concentrato sul parlare. Non ho idea di che cazzo stessi certo, guardando. Certo, non sai multitasking. Sì e no, e no, parlare neanche, e eseguire e sì. E non c'era neanche leg drive, ho visto. Leg drive? Quello che sia, leg drive. Ah ok, leg drive c'era. Quant'è questo peso? Non sei stato attento. Questi sono soltanto 80. Adesso okay. Devo andare a 100. Va bene. Quindi, ricapitolando, tu non tiri a 7 ad ogni serie. Quanto è caricato? Sono 200 kg, che ovviamente dal fatto che non si vede il colore non si capisce. Cazzo, c'è scritto. Ma io non posso stare a fare i calcoli tutte le volte. I colori servono per vedere al volo quanti chili sono. Per ora ti stai lamentando di problemi tuoi. No, sono problemi che poi avrà la gente quando dovrà editare il video. Mi chiederanno quanti chili sono. E io dovrò dire sono 200, lo dico adesso. Per il mio cameraman Adam e Berardi. Grazie. Dai su, facciamo questa singola. Sono pieno di gas. Tutto quel sushi che mi hai fatto mangiare prima. Hai ordinato tu, eh? Io ho seguito i tuoi ordini. Bene. Easy peasy. Sì. Easy peasy, lemon.
Che cazzo stai dicendo? Easy peasy, lemon. Easy. Lemon squeezy. Mi sembra evidente. Easy peasy lemon. Squeezy. Bravo. Allora adesso faccio un salto di 20, poi forse farò un po' di più e forse mi fermo. Qual è il tuo massimale, scusa? 240. Ci sei rimasto male, vero? Pensavo di meno, mi aspettavo un 2,20-2,30. A mia discolpa. Ma mai fatti in gara, immagino. No, no, in realtà erano molto brutti, molto... e anche dubbi. Anche dubbi? Sì. Cazzo. Sei buono. Non ti posso salvare. Che palle. Odio i rack larghi. 230 e poi mi fermo. Per sicurezza ho l'ausilio di Mitch. Sono un macchinario della palestra. Vai. Vado io? Ma cosa vuoi fare? Mi ci sono squatti da un mese. È vero. Perché ti sei messo a fare bodybuilding. Oh, io mi diverto in sala, non lo faccio per lavoro. Non mi accoppiare, come fanno no. molti bodybuilder. Ti starò molto lontano. Non mi seguire da bodybuilder. Però dovrò seguire le tue poppe. Cerca di non distruggermi il rack. È vecchio, ti ho detto, è stanco. Può più di stanco delle tue. Dai, cattivo. Puoi due sberle? No, non mi serve per tutto. In questo. Su. Sì. Dritto. Pesava questa? Pesava, però si è mossa, eh. Bello rivedere il bilanciere così carico. Mo capisco perché hai messo la pedana più indietro, in modo che non posso starti con l'uccello in faccia. Molto bene, vedi che ci capiamo. Infatti mi sta scomodo. A me non fa impazzire questo incastro. Però se tu te pensi che sia più fisiologico così... Non è un vero e proprio incastro. Ti vedo ballare con le scapole. Non so se sei instabile o lo stai facendo tu instabile. Gli do meno importanza. Gli do importanza nel momento in cui scendo per fare in modo di non andare in intrarotazione con l'omero. Questo cerco di evitarlo a tutti i costi. Nel momento in cui sono arrivato qua in sicurezza, gli do molta più libertà alla scapola. Perché da qua a qua, se vai in intrarotazione o spezzi il bilanciere, c'è qualcosa che non va in te. Sei d'accordo? Fammelo sapere con un commento qui sotto. Scrivete pure. Rompetegli il cazzo. Sono abituato. Allora, 110 kg, tripla. Ti si vede un capezzolo. Non mi sento in formissima oggi, eh. Sono dimagrito troppo, si è assottigliato il mio core. Su. Hai anche imparato a entrare dritto, hai visto? Bravo, Domingo. Domingo, ti stai allenando con i micchili. Adesso facciamo la panca piana. Mi scaldo con 100. Dai, vediamo un po' le differenze. Vediamo un po' com'è questa panca rispetto alla Power Gear, come durezza, come altezza, come gestione scapolare. Il bilanciere, ovviamente, non penso che un 29 nerd cambi qualcosa. Ma in rack devo vedere se è messo bene, anche come altezze, come tante cose. Sono curioso di sapere la tua in merito al rack. Ma per adesso la panca è un cemento armato, quindi non mi dispiace che sia un po' più dura della Power Gear. Sembra più una tavola di cemento. Qui c'è un po' poco spazio per le mani, un po' pericoloso per i mignoli, sinceramente. Un po' paura di appoggiarlo, sto pezzo qui è parecchio appuntito. Perché sei una pippa, tu. Non c'è neanche modo per mettere la panca fissata centrale, ti va molto a occhio. Direi di mettere le sbarre un po' più alte per sicurezza. Comunque non penso che così tocco il pezzo. Hai paura? C'è un po' di puzza, effettivamente. La puzza viene dal tuo lavandino, perché qualche scarafaggio sarà morto. Non c'era lo scarafaggio. Insomma. E se ci fosse uno scarafaggio, adesso è morto perché ci ho buttato tanta di quella da parecchino a far schifo. E infatti... Addio scarafaggio. 140 kg, Mitch mi stacca, mi raccomando, piano. Non essere aggressivo, non staccarlo BB style, che non mi convince per niente a me sto rec. Prendi. Adesso vado a 155. French press. Oh. Panca 45 gradi. Da non confondere con lo skull crusher. Bravo. Anzi, questo è uno skull crusher, perché il French press ha un movimento degli omeri che tu non... Ah, ok, me lo stai facendo. Grazie, mi corretto. E molti miei allievi confondono lo skull crusher col French press. Allora, spiegati. Lo skull crusher vuol dire spacca il cranio. Esatto, io non ti metto... Essenzialmente, se non ti spacca il cranio, non è uno skull crusher. La French press è una bugia. Allora, amici, com'è questa panca? La mia. La tua è molto bella dal livello tecnico. Sei molto poetico durante il movimento. B o PL? Molto PL. Dai, mi... Eccessivamente PL. Ma su, ma come si fa? È molto bella. Da vedere in competizione questa panca è molto bella. No. Tu sei costruito per fare la panca. Da cosa lo deduci che sei costruito per fare la panca? Dal torace? Non ho le braccia corte, ho l'omero corto, dai. Sì. Cos'hai corto? L'omero. Ah, sì. Corto il mio omero è. Anche le dita. Ho scoperto che sono 150, non 155. Purtroppo il grigio mi confonde. Motivo per cui con gli schi colorati queste cose non succedono. Ma se ne è accorto grande Mitch Ferniani. Easy peasy lemon squeezy. Su. Su. Sì. Ti ho fatto il lavaggio del cervello, non te ne sei accorto. Ultima serie. Non è niente. Se non vedo il sangue è inutile. Sì, ma non me ce la mandare però.
buono. Se poggio troppo alto, mi si apprezza. E ho messo del nastro adesivo perché ricordate dall'ultima live su Twitch ho un callo che è praticamente carne cruda. Adesso con la Nerd Bar che dovrebbe essere tagliente anch'essa mettiamo un po' di magnesite e vediamo se non ho dolori. È buono questa magnesite, sì. Di Amazon. È buona che non mi fa male. C'è anche la luce professionale. Allora, adesso ci accingiamo a fare una Triploco 200. La zigatura non è molto aggressiva come Power Gear, il che è buono perché ho questa ferita qui che per adesso... Balza un po', mi preoccupo i miei piedi. Oh oh, oh oh. Scivola, come fa Domi? Scivola. Ok. Riesco a staccare 2.30. Dai, c'è la mano aperta. Niente ragazzi, non riesco a staccare perché sta ferita mi debilita. Il bilanciere non è tanto tagliente, però se mi si taglia, mi si apre tutto, mi esce sangue. Mi sporco anche il bilanciere. Quindi si conclude la seduta con Mitch Fermiani. Per adesso devo dire che il bilanciere non mi dispiace. Ho provato anche senza maglietta e non scivola. Zigatura non è aggressiva, però regge bene. Quindi diciamo che recensione della Nerd Bar positiva. Non so poi se valga quel che costa, però un buon ventino di bilanciere. Mitch, ovviamente ti ringrazio per avermi ospitato nel tuo studio. È stato piacere. Ho visto anche allenarsi lui un po' BB style, vabbè, quello che lui pensa sia BB ovviamente. Non è vero, non l'ho mai definito BB. Continua che tanto faccio le orecchie da mercante. Una cosa che persone come te non capiscono è che ci si può allenare anche per, semplicemente per divertimento. Il resto. Continua? Ti sta bene però. No, no, è il naso, le bugie che stai raccontando. Ti ringrazio di essere passato qui, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, un commento, iscrivetevi anche al suo, dategli qualche visibilità, che il massimo che ho fatto per adesso è la mia, il podcast con me, è stato un vero successone, ero incredulo del fatto che potessi fare tutte quelle visual, di la verità, è vecchio marpione. Anche mi piacciono state tantissime. Che cazzo costa? Come mi hai trovato dal vivo? Come mi hai visto? Una persona molto tranquilla. Ah. Bisogna saperti prendere. Sono più grosso o più piccolo rispetto? Sì, molto più grosso. Ragazzi, chiaro, c'è lui. È gigante, non finisce più. Bene, sono contento. Imbarazzante, siamo andati a fare la spesa, sembrava il mio bodyguard. Ah. Perché sei brutto e pelato, non per altro. Vabbè, vuoi chiudere tu? Come chiudi di solito i tuoi video? Un bel ciao, grazie. Un saluto, alla prossima. Ti sputo alla prossima. Si deve. Dopo aver visto questo video, scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione. E poi ti chiederai, ma cosa userò come integrazione? La NutriMuscle.it, una vasta gamma di prodotti di integrazione. Usando il mio codice sconto NM_DOM64 avrai un 10% su un ordine minimo di 50 euro. Ma ti manca ancora qualcosa? L'attrezzatura per allenarti? Ovviamente PowerGear.it, azienda leader del settore, che costruisce bilancieri, rack, panche regolamentari e una bellissima pedana da stacco. Tutto sempre con il codice sconto DOOM64 senza le iniziali prima, con uno sconto del 6%, unico in Italia ragazzi. Quindi che state aspettando? Cliccate sul sito.